Bella ragazzi, bentornati qui in questo nuovo episodio della carriera. Siamo nel 23esimo episodio. Avete visto purtroppo cos'è successo nell'ultimo, ovvero la finale persa in Europa League. Una batosta, sì, però per chi ha visto la partita, insomma, sapete com'è andata, non ve la sto qui a definire. Al limite vi lascio qui a schermo in questo momento il video della finale, che è uscito pochi giorni fa, quindi comunque andate a dare un'occhiata, perché comunque è un video appunto interessante e vi chiarirete tutti i dubbi. Una finale che comunque ringrazio ancora chi l'ha seguita in live domenica 10 gennaio dalle 17 in poi. È stato un pomeriggio molto molto divertente, perché al di là della finale purtroppo è andata male, ci siamo divertiti assieme a Rudy Zlatan, abbiamo fatto anche una live successiva con qualche partita tra di noi. Insomma, siamo qui in questo nuovo episodio e siamo pronti ad iniziare una cosa molto importante che non c'entra molto con la Roma. Sto parlando dell'Europeo. Infatti, non c'entrando con la Roma, ragazzi, mi sa che non c'entra manco sta maglietta. Aspettate un attimo, eh. Ok, direi che ci siamo dati un tono con la maglia numero 8 di Rino Gattuso. Pensate, io non so perché ho questa maglia, però ce l'ho. Tra l'altro, per chi ha visto, non l'ha vista in live, non sa i convocati che ho scelto per questo Europeo. E quindi me li vado a rielencare. In porta ho portato appunto due portieri, quindi Buffon e Perin. I difensori sono Bonucci, Florenzi, Chiellini, Darmian, Criscito, Rugani e Astori e De Sciglio. Poi a centrocampo abbiamo Marchisio, Pirlo, Verratti e Bonaventura, da utilizzare comunque come jolly, perché sappiamo che può fare il centrale centrocampo, l'esterno, il trequartista. Gli attaccanti sono Insigne, Zaza, Giovinco, Bernardeschi, Balotelli, Berardi, El Shaarawy e, attenzione signori, Francesco Totti. Ho scelto lui perché comunque sì, ha una certa età, probabilmente non sarà neanche molto utile a quest'Italia, però mi sembrava carino per l'ultima sua stagione convocarlo per questo Europeo, considerando che è nato tutto in live con Zlatan e con voi comunque, che tra l'altro buttandomela lì mi avete fatto venire questa idea di portare il capitano, visto che volevo fargli alzare la coppa dell'Europa League ma non ci siamo riusciti, e quindi allora Totti chiaramente si prenderà il 10. Adesso andiamo proprio a fare assieme i numeri di maglia. Epilogare: Buffon con l'1, Florenzi con 2, Bonucci con 19, Chiellini col 3, Darmian col 6, Marchisio con l'8, De Rossi col 16, Verratti col 5, Berardi con l'11, Balotelli col 9 e El Shaarawy con il 14. Poi Bernardeschi con il 7, Astori col 15, Totti col 10, Criscito col 23, Pirlo col 21, De Sciglio col 4, Bonaventura col 18, Insigne col 24, Rugani col 13, Perin con il 12, Giovinco col 20 e Zaza con il 17. Pensando invece al modulo, io l'ho detto anche nella live, vorrò alternare i due moduli, perché avevo giocato con il 4-3-1-2 nelle amichevoli e non mi aveva fatto per niente impazzire. Dunque, allora, giocassimo con il 4-3-3, la formazione sarebbe la seguente: Buffon tra i pali, da destra a sinistra in difesa Florenzi, Bonucci, Chiellini e De Sciglio, centrocampo Pirlo, Marchisio e Verratti, davanti El Shaarawy, Balotelli e Verratti. Qualora giocassimo con il 3-5-2, la formazione sarebbe la seguente: Buffon tra i pali, difesa 3 con Chiellini, Bonucci e Rugani, a centrocampo centrali Pirlo e De Rossi, a destra Bernardeschi, a sinistra Bonaventura, Insigne alle spalle di Zaza e Balotelli. Fatemi sapere se vi piacciono anche i giocatori che ho adottato e consigliatemi chiaramente moduli se ne sapete degli altri. Questo è il nostro girone: Italia-Olanda, Galles e Svizzera, girone papabilissimo direi, perché comunque non è impossibile il passaggio del turno, e se facciamo attenzione contro l'Olanda abbiamo anche la possibilità di passare da primi, che sarebbe molto importante. È un europeo e quindi si parte dai quarti di finale, da parte di eliminazione diretta, qualora arrivassimo, perché ne è detto. Ma comunque, allora, aggiornamento da Inghilterra, questi chiaramente sono riguardanti la Roma, contratti in scadenza, questi ci dobbiamo pensare in realtà, Quindi è chiaro che a voi farò più vedere la parte dell'Italia in questo episodio, però dovrò pensare anche ai contratti e a quel che riguarda la Roma. Si parte domenica 19 giugno 2016, Italia contro Galles, o Galles contro Italia, poi vedremo. L'importante è partire bene, perché chi ben comincia è a metà dell'opera. Mi sento poeta stasera. Ripeto, abbiamo un girone abbordabilissimo, dobbiamo assolutamente passarlo. Concentrati in campo, andiamo a giocare contro il Galles. We'll be right back.